i motori della campagna elettorale a Favara, mancano ormai pochi giorni alle elezioni, si voterà giorno 10 e 11 ottobre. Tre i candidati a sindaco, Antonio Palumbo, Totò Montaperto, Giuseppe Infurna. Noi vi mostriamo chi sono. Prima di essere un operatore politico e un dirigente medico, sono un semplice cittadino che sta vivendo, vive quotidianamente il progressivo degrado con disagio che è stata destinata alla nostra collettività, fino a un totale disastro. È un paese abbandonato a se stesso, sporco, senza regole, senza servizi efficienti, senza nessuna guida autorevole. Io ci sto mettendo la faccia, metto a disposizione della mia collettività la mia lunga esperienza politica, la mia, spero, sufficiente competenza, ma soprattutto il mio spirito di sacrificio, di abnegazione e serietà. Uno dei primi obiettivi, chiaramente, è la riorganizzazione della macchina amministrativa. La riorganizzazione degli uffici dell'ente è la premessa indispensabile per poter permettere all'amministrazione comunale di offrire servizi decenti alla collettività. Chiaramente il personale deve essere riqualificato, dobbiamo incrementare i servizi online anche attraverso la digitalizzazione. Io sono profondamente convinto del nostro, diciamo, progetto politico. Abbiamo creato una squadra assessoriale di persone competenti, qualificate e di esperienza. Siamo riusciti a formare sette liste molto agguerrite con, diciamo, candidati che rappresentano tutte le categorie sociali e abbiamo anche il conforto dell'aiuto di forze politiche che hanno un riferimento a livello regionale. Pensare che una sola persona al comando possa risolvere questi gravissimi problemi senza aiuti di natura ordinaria e straordinaria, credo che sia da incoscienti. Ho deciso di candidarmi perché Favara ha bisogno di tutti e ha bisogno di me. Io, da parte mia, lo sanno tutti, da qualche decennio non facevo più politica, ero tranquillo a casa mia. La passione per la politica c'è sempre ed è quella che poi alla fine spinge. La passione perché la politica è fatta con la P maiuscola e significa passione. Gli amici di Favara, i partiti, alcuni movimenti mi hanno detto: Peppe, Favara ha bisogno di te perché sei la persona giusta in questo momento, perché dopo 10 anni di brutte cose a Favara c'è bisogno di qualcuno che conosca la macchina amministrativa, che conosca gli uffici, che conosca come si amministra. Credo di aver amministrato bene quando l'ho fatto, credo di aver aiutato questo paese quando ne ha avuto bisogno, anche perché quando ero deputato regionale, ero sindaco, io ho mandato più di 25 milioni di euro di finanziamento a questo paese. Forse ho avuto la brutta abitudine di non dirlo, ma io le cose le faccio perché amo il mio paese e quindi mi spendo per il mio paese. Ma guarda, gli obiettivi sono tanti, perché ci sono obiettivi che possiamo raggiungere, dobbiamo raggiungere subito, che sono le emergenze. Poi ci sono gli obiettivi di far crescere questa città. Allora, nella prima fase noi sicuramente penseremo alla nettezza urbana, penseremo di pulire questo paese, il cimitero, perché la pulizia è la prima cosa essenziale. Abituare i cittadini che il paese è di tutti. E il paese è come se tu fossi a casa tua. Se tu casa tua non la pulisci, è chiaro che sei una persona sporca. Il paese è nostro, il paese va pulito. Allora c'è una parte che deve fare l'amministrazione e lo deve fare subito. La prima cosa che farò è che taglierò il 20% del contratto. Significa che la gente risparmierà intorno al 1,6 milione, 1,7 milioni, perché ci sono dei lavori che non li fanno. E questo lo farò io personalmente. Dall'indomani mattina mi metterò in mezzo alle strade, controllerò i loro lavori e dirò alle imprese che così non si può fare. Dall'altra parte vedremo i cittadini, dopo che gli diamo un buon servizio, a pagare il giusto. E anche qua metterò in mano gli uffici perché dobbiamo mettere le persone in condizione di essere servite bene. Poi
Poi c'è una seconda fase, la fase della progettazione, perché questo paese deve essere riprogettato. Dopo tanti anni il paese va rivisto, perché lo dobbiamo lasciare ai nostri figli e dobbiamo lasciare qualcosa di nuovo. Come farli vivere a Favara? Perché è una tragedia che i nostri figli se ne vanno. E i nostri figli sono laureati, sono belle menti e dicono a Favara non voglio venire più. Beh, questa è la sconfitta della politica. Per questo deve tornare la politica con la P maiuscola e i giovani debbono tornare a Favara, ad amare Favara con l'orgoglio favarese. Io credo che fra i tre ho esperienza amministrativa, ho voglia di fare, ho l'autorevolezza giusta, sono tranquillo, mi sento sereno, il paese ritengo che sia con me, sono per le strade, la gente mi ferma. Mi dice vai Peppe, ci sei, siamo con te, non credo che ci sia qualcuno a cui devo andare, assolutamente. Noi arriviamo a questa candidatura dopo un percorso durato anni in cui ci siamo confrontati con la città, con le parti sociali, con le forze politiche, e nasce spontanea, infatti la mia candidatura non è stata designata da nessun comitato, da nessuna segreteria, da nessun deputato, è stata scelta in assemblea, abbiamo fatto una bellissima assemblea all'aperto con tutti i partecipanti e tutti i sottoscrittori del progetto Scegli Progetto Comune e in quell'occasione hanno designato me come candidato a sindaco. Sicuramente sarà quella di risanare la parte finanziaria, in questo momento siamo in una fase di dissesto finanziario che blocca tantissime attività, trasferimenti regionali, la possibilità comunque di stabilizzare i nostri dipendenti. Una delle cose principali che dobbiamo andare a fare, le energie nell'immediato devono essere riservate proprio per l'uscita dalla fase di dissesto finanziario. Questo ci porterà poi e ci permetterà di programmare le azioni future, di poter stabilizzare il nostro personale, di poter avviare tutte quelle scelte che ci permettono di portare benefici alla nostra cittadinanza. In realtà no, ma non perché mi senta sicuro o qualche altra cosa, semplicemente perché ho molta fiducia nei miei concittadini. Thank you.